Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione! Giovedì sera è scoppiata di nuovo un'accesa discussione in un appartamento di uno dei centinaia di condomini comuni. Ilona non era disposta a sopportare l'indifferenza del marito ed è stata interrogata. Lui ha reagito come meglio ha potuto. Stiamo bene. Sono solo stanco per il lavoro. Ilona non era contenta di questa risposta. Il tuo lavoro non è cambiato in 2 anni. Prima non eri così stanca e ora all'improvviso lo sei. Sì, beh, è inverno e fa freddo. Non c'è abbastanza vitamina D. Non c'è abbastanza vitamina D. Perché non porti la tua famiglia al mare per fare il pieno di energia? Al posto della risposta, Ilona ottenne solo un'espressione familiare. Devo far riparare la mia auto. Non ho tempo per il mare ora. Con lui è così, tutto è tranquillo e buono. Va al lavoro, torna a casa, la cena è pronta. La bambina è vestita e seduta tranquillamente, mangia e non cerca nemmeno di risolvere i problemi familiari. Ilona prende in braccio la figlia e va in camera da letto, ricordandosi di sbattere forte la porta. Tesoro, vai a giocare. La mamma deve parlare con la zia Mary. Ilona abbassò la figlia sul pavimento e indicò i giocattoli. Guarda, chi è quello laggiù? È un cavallo. La figlia corse felicemente dietro al cavallo. Ilona prese il telefono e compose un messaggio per la sua amica. Stiamo litigando di nuovo. Non vuole nemmeno ascoltarmi. Dice, lasciami mangiare in pace. Stronzo. La risposta arrivò qualche minuto dopo. State litigando di nuovo? Ilona, ha smesso di apprezzarti. Non ha pensato di fare nulla al riguardo. Cosa c'è da fare? Beh, io me ne andrei per un paio di giorni. Per fargli sentire la tua mancanza, tanto per cominciare. È una buona idea. Pensò Ilona. Ma c'è solo un problema. Mia figlia non ha nessuno a cui lasciarla. E naturalmente non può essere lasciata a casa con un marito sempre occupato. Elizie? Elizie? Non può portarla con sé. Non è un problema. Infatti, perché mai sua figlia dovrebbe essere un ostacolo per prendersi una pausa dal marito e... magari anche per dimostrargli che non sarà legata a casa e dovrà stare seduta a soffrire? E allora Ilona cominciò ad avere un piano. Harry, Lizzie e io ce ne andiamo per 2 giorni. Voglio fare una vacanza con un amico. Harry ha staccato il telefono. Non c'è altro da fare per te. Che tipo di vacanza in inverno? Le previsioni del tempo dicono che fa caldo. Io e mia figlia abbiamo bisogno di calore e di aria fresca. Harry annuì e si rituffò nello smartphone. Mormorò qualcosa del tipo, fai pure, se proprio devi. E tu, che cucini da sola? Ilona è preoccupata. Comprerò del cibo al negozio. Non morirò di fame, non preoccuparti. Con quale amica vai? Vado con Mary. Non la conosci molto bene. È una mia ex collega. Harry annuì brevemente e non disse più nulla. Ilona non riusciva a calmarsi. Continuava a pensare la stessa cosa. Perché aveva reagito così debolmente? Qual era il problema? Ilona ricordò come lei e suo marito si erano conosciuti. Era stato 10 anni fa. Harry era il fratello della sua ex migliore amica. La prima volta che aveva visto il suo futuro marito, Ilona aveva avuto la certezza di volerlo come compagno di vita. Era un giovane molto alto, bello e vestito con gusto. La relazione si sviluppò rapidamente e in modo splendido. Harry le faceva i regali più desiderabili, le chiedeva di uscire nei posti migliori della città. Una volta volarono persino a Parigi. Ilona ricorda quella notte in un hotel vicino al Louvre. Era il suo primo giorno in città. Passeggiarono per le vie centrali, videro la Torre Eiffel del Louvre e fecero colazione in una panetteria sulla veranda d'estate prima di andare in albergo. Si frequentavano da soli 6 mesi, quindi Ilona pensava che il viaggio fosse solo un piacevole fine settimana. Ma si rivelò molto più serio di così. Mi vuoi sposare?
chiese Harry e tirò fuori dalla tasca una scatola di velluto nero con un anello. Ilona, sorpresa e felice, probabilmente urlò per tutto l'albergo. Sì, certo, sì. Questo fu l'inizio della loro storia familiare. E poi, anni dopo, la nascita della figlia e tante belle serate insieme, lui cambiò. I continui ritardi sul lavoro. Il distacco e la freddezza. Tutto questo mi ha fatto venire dei pensieri tristi. Non credo che sia così grave. Probabilmente è solo stanco. Sì, sto peggio di prima. Devo prendermi cura di me stessa, andare dall'estetista. Ilona ha ragionato, parlando con le sue amiche. Leggeva anche molte riviste femminili e articoli informativi. Tutte le riviste menzionavano la necessità di essere una buona moglie, di prendersi cura di sé, di cucinare cene deliziose e, soprattutto, di non intralciarsi la sera. Ilona cercava onestamente di fare tutto questo, ma il rapporto si raffreddava di giorno in giorno. Alla vigilia del viaggio, Harry abbracciò improvvisamente Ilona mentre metteva la cena nei piatti. «Sai, ho pensato che le cose tra noi non stanno andando così bene. Ultimamente mi sono sbagliato, mi dispiace. Ti stai stancando di tua figlia? Perché non ti fermi di più mentre sei in viaggio? Abbiamo lavorato tanto per cosa? Per poterci riposare. Trovati una bella stanza per una settimana». Ilona guardò il marito con sorpresa. «Ma non dovremmo riposare insieme?» «Lo faremo comunque. Ma ora c'è molto lavoro da fare, un arretrato completo, capisci? Dobbiamo guadagnare soldi per noi, per nostra figlia». Harry tirò Ilona a sé e la baciò. «E resta in contatto con me, così non mi preoccupo». Le parole non possono esprimere il sollievo che Ilona provò quella sera. Un nodulo nel suo petto sembrava essere cresciuto di dimensioni e aveva smesso di premere, ricordandole costantemente se stesso. Afferrò il telefono e mandò un messaggio a Mary. «Sai, forse mi sto montando la testa e stiamo bene, lui è solo stanco e io pure. È quello che succede quando una coppia sta insieme da tanto tempo». Per tutta la sera, Ilona girò per l'appartamento con il morale alto, facendo le valigie per sé e per la figlia. Lizzie giocava tranquillamente con i suoi giocattoli e diceva qualcosa nel suo linguaggio da bambina. Vicino alla porta, Ilona aveva una grande valigia e vi aveva messo tutti i vestiti estivi che era riuscita a trovare, un paio di bolle di crema e un costume da bagno. «Perché hai bisogno di una valigia così grande?» chiese Harry, che entrò nella stanza. «Una settimana di vacanza. Voglio avere dei vestiti, delle belle camicette». A questo punto Ilona indicò l'altro lato della valigia. «Qui dentro ci sono solo le cose di Lizzie. Puoi portarla al terminal e dall'aeroporto all'hotel? Pensavo che ci avresti accompagnato all'aeroporto». Ilona fissò il marito. Harry si grattò la testa. «Vado a lavorare. Ti chiamo un taxi. Perché dovrei venire a salutarti se tanto partirai per il check-in tra 5 minuti? Beh, mi farebbe piacere se lo facesse. E ho bisogno di aiuto con mia figlia, le valigie. La carrozzina. Non sarà facile portare tutto insieme. Vedremo domattina, forse potrò avere un po' di tempo libero. Lei è il capo del dipartimento. Non può dedicare un'ora per farlo da solo?» «No». Harry ha abbaiato. «Sto lavorando davvero. Se me ne vado per ogni sciocchezza, nessuno mi terrà lì». Ilona gettò le sue cose nella valigia. «Sciocchezze. Moglie e figlia sono sciocchezze. Va bene, non devi andare. Me la caverò da sola». Non riuscendo più a contenersi, Ilona lanciò le cose, prese a calci la valigia e continuò a borbottare. «Stronzo. E con chi vivo?» Harry decise che ne aveva abbastanza di questo spettacolo e si diresse verso la cucina, dicendo qualcosa del tipo: «Ma è quello che pensavo. Completamente fuori di testa». La mattina Ilona si alzò più presto del solito, incurante di tutte le discussioni e le incomprensioni. Harry non era accanto a lei nel letto, ma Ilona pensò che fosse in cucina e si avvicinò al lettino della figlia.
La bambina dormiva dolcemente e a quanto pareva non si sarebbe svegliata prima di un paio d'ore. Ilona si infilò la vestaglia e uscì in cucina. Harry non c'era, né in bagno né in toilette. Ilona prese il telefono e fece una telefonata. «Dove sei?» chiese con voce rotta. «Che cosa vuoi dire?» Harry non capì. «Sto andando al lavoro. Qual è il problema?» «Pensavo che ci avresti accompagnato». Ilona si voltò a gridare. «Sei fuori di testa? Che lavoro fai?» «Sono solo le 7 del mattino. E tu non scendi prima delle 8. Te l'ho detto ieri che non ti accompagnerò alla partenza. Abbiamo tutti questi progetti in corso e non abbiamo più tempo». «È così. Allora arrivederci». Ilona annullò la telefonata e accompagnò il marito all'isolato, rimproverandolo nei suoi pensieri. «Hai il lavoro alle 7. Lizzie, come se percepisse l'irritazione della madre, decise di svegliarsi e gridò forte a tutta la casa. «Che diavolo succede?» Ilona borbottò e andò dalla figlia. La giornata era irrimediabilmente rovinata fin dal mattino. Certo, Ilona non si aspettava che il marito scoppiasse all'improvviso in un amore focoso che non dimostrava da un paio d'anni. Ma di certo non aveva previsto che non solo avrebbe smesso di occuparsi della famiglia, ma che lo avrebbe fatto in modo così palese. L'ora successiva volò come una nebbia. Ilona cullava la figlia con una mano e con l'altra chiamava un taxi per l'aeroporto. Accatastò le valigie al piano di sotto e completò gli ultimi preparativi per il viaggio. «Aeroporto?» chiese l'autista mentre Ilona saliva in macchina. «Sì, e se potesse sbrigarsi, per favore. Sa, non è stato facile fare le valigie con mia figlia». «Certo. Ma non infrangerò le regole», chiarì l'autista. «Grazie». Ilona tirò un sospiro di sollievo. «Non le sto chiedendo di infrangere nessuna regola. Dopotutto, mia figlia è in macchina». L'autista guardò Ilona attraverso lo specchietto. «Perché, mio marito non mi aiuta, ed è scappato via la mattina presto per andare a lavorare senza nemmeno offrire il suo aiuto. Marito cattivo. Io aiuto sempre mia moglie in tutto, a portare la spesa dal negozio e a portare le cose all'aeroporto. Ma credo che lei ami sua moglie. Suo marito non la ama?» Il tassista era sorpreso. «Non credo proprio», Ilona rispose dopo una breve pausa. «È solo che stiamo insieme da troppo tempo. È un periodo difficile per lui o per lei?» Ilona ci pensò su. «E in realtà, se ci pensi, Harry sta benissimo. Era solo lei a essere preoccupata. La stagione delle vacanze era appena iniziata, ma l'aeroporto era già pieno di gente». L'autista la aiutò a scaricare le sue cose e le augurò buona fortuna per i suoi problemi familiari. Poi si allontanò velocemente, per non bloccare il passaggio. Ilona fece sedere la figlia e fece rotolare le valigie verso l'area del check-in, digitando un messaggio per Mary. «Sono qui. Sei già arrivata?» Ilona si fece strada tra la folla. Finestra del check-in 12. La scritta sul cartello si illuminò a giorno. C'era già una lunga coda, Ilona si mise in fondo. «È arrivata. Dove sei?» risponde Mary al banco del check-in. Mary trovò subito la fila giusta e salutò felicemente la sua amica. Aveva con sé solo un piccolo zaino. «Dov'è il resto delle sue cose?» si chiese Ilona. «Eccole qui. Cosa ti serve?» «Un costume da bagno, dei pantaloncini e delle magliette divertenti. Hai una valigia intera. Lascia che la arrotoli. Sei già abbastanza scomodo così. Come stai?» «Sono stata meglio», Ilona ha confessato. «È tutta la mattina che corro come un cavallo. Lizzie piange sempre. Harry si rifiutò di aiutarci a fare i bagagli e non ci fece nemmeno uscire. Il suo lavoro è urgente. Riesci a crederci? Vuoi che dica la verità?» Mary lo chiese. «Non mi piace. È troppo strano. Un anno fa ti portava in braccio. Non l'ha fatto, vero?»
Non ha fatto cosa? Sai, non aveva una fidanzata. Ilona scosse la testa. Andiamo, quale ragazza? Non riesce a gestire la sua famiglia. Forse è per questo che non ce la fa. Non farti venire strane idee. Non voglio rovinare tutto per te. È così strano. Non presta molta attenzione a sua figlia, ma è solo stanco. Sai, non ha alcun senso. Non credo che stia con qualcuno. Voglio dire, è sempre al lavoro. Dice che ci sono molti progetti incompiuti che devono essere finiti al più presto. Già. Ilona sorrise. Agli uomini piace parlare, raccontano molte cose in modo molto piacevole. Non voglio pensarci adesso. Andiamo, è il nostro turno. Ilona si avvicinò al banco del check-in e tese il passaporto. Il suo bagaglio? Chiese la receptionist. Sì, è qui, disse Ilona. Ma Mary fece un cenno con la mano e mise la valigia sul nastro. Lasci che l'aiuti. Siamo in vacanza, dopo tutto. Ilona sorrise. La receptionist stampò le carte d'imbarco e le consegnò a Ilona. Anche Mary si registrò rapidamente e andarono in sala d'attesa. Abbiamo un'ora e mezza. Suggerisco di sederci da qualche parte in una caffetteria. Mi piacerebbe molto. Ilona saltò su e giù dalla gioia. Aveva voglia di un caffè e di un dolce. Trovarono un caffè che non era molto affollato. Ilona si sedette subito su una sedia e sorrise felice alla figlia. Ilona fece sedere la figlia accanto a sé e prese il menù. Caffè e dessert. Proprio quello che ci voleva. Una scelta eccellente. Mary sorrise. E io prendo il tè e il Napoleone. Mentre portavano l'ordinazione, Mary guardò l'amica. Beh, raccontami nei dettagli cosa sta succedendo tra te e Harry. Ilona scosse la testa con tristezza. Anch'io non capisco nulla, a dire il vero. Un paio di anni fa, anche un anno fa, era completamente diverso. Era così gentile, comprensivo. Faceva regali. Abbiamo viaggiato molto, abbiamo comprato un appartamento e un'auto insieme. E adesso? Ora è diverso. Non parliamo più. Non presta molta attenzione nemmeno a Lizzie. Quando gli ho detto del viaggio, ha reagito a stento, non è nemmeno venuto a salutarci. È questo che mi preoccupa di più. Essere stanchi è una cosa, ma non voler trascorrere del tempo con la sua famiglia. È strano. Sei sicura di non pensare che fosse contento che te ne fossi andata? No, non credo. Anche se forse è contento di non dover parlare con me per un'intera settimana. Spero solo che gli manchi e che si possa trovare una soluzione. Il cameriere ha portato al tavolo le bevande e i dolci. C'è altro? No, grazie. Sbrighiamoci a mangiare questi e andiamo a cercare il nostro volo, o perderemo l'imbarco. Mary si sta dando da fare. Ilona annuì e mise in bocca la prima cucchiaiata di dolce. Era delizioso. Mary mangiò velocemente il suo dolce e si tirò su. E sapete una cosa? Abbiamo un'intera settimana di vacanza davanti a noi, quindi dimenticatevi di Harry e godetevi la vita. Il mare, il caldo e il paradiso. Credo che tu abbia ragione. Ne ho avuto abbastanza. Ilona rispose e baciò la figlia sul naso. La figlia ridacchiò felice. Il volo filò via liscio. Lizzie dormiva e Ilona guardava fuori dal finestrino e ascoltava la musica, cercando di non pensare a nulla. La città accolse i viaggiatori con un tempo eccellente. Il termometro segnava più 23 gradi. Wow! Si stupì Mary mentre si toglieva il top. È estate qui. Prendiamo un taxi e andiamo in albergo, dobbiamo toglierci tutta questa roba. Ilona ammirò il panorama. Palme, sole. La vista sul mare. Bastava guardarlo per sentire l'endorfina riempire tutto il corpo. Non ho nemmeno voglia di essere triste. Disse Ilona. È fantastico qui. Cosa ti avevo detto? Mary Rice.
Le camere d'albergo erano proprio come in foto. Eleganti e moderne, con una lussuosa hall. La bella ragazza alla reception distribuì rapidamente i biglietti per gli ospiti e mostrò loro come raggiungere l'ascensore. C'era un enorme specchio accanto all'ascensore e lei si guardò a figura intera. Bene, bene. Mi sono davvero lasciata andare. Pensò Ilona. I jeans sono troppo stretti sulle gambe e i capelli. È meglio che vada dal parrucchiere. Non puoi farlo. E come potrei? Ho sempre avuto cura di me stessa prima d'ora. Dovrei darmi una ripulita. Ha detto. Mary. Troveremo un centro benessere. Lei sorrise. Cosa vorresti? Prima un parrucchiere, ho bisogno di un ritocco e forse di una spuntatina alle punte. È una buona idea. Andiamo stasera. Giocherò con Lizzie mentre tu sei occupata. Fatto. La stanza si rivelò ancora più lussuosa di quanto immaginato, due stanze. Una per Ilona e una per Mary. C'era un grande tavolo al centro della stanza e una bellissima poltrona di velluto verde. Ma non era questa la cosa più importante, bensì l'enorme finestra con vista sul mare. Gridai di gioia e corsi ad aprire le finestre per far entrare l'aria del mare nella stanza. Ora ero semplicemente felice. Anch'io. Mary girava vorticosamente per la stanza, sistemando le cose negli armadi e nelle cassettiere. Riesci a crederci? E abbiamo una settimana intera. Bene, ora dammi Lizzie. E vai a cambiarti. Andiamo subito a fare una passeggiata. Come in risposta, Lizzie rise e batté le mani. Il primo giorno di vacanza si protrasse per due giorni. Uno iniziò al mattino nell'appartamento di casa, e il secondo fu come parte di un'altra vita che stava appena iniziando. Mary trascinò Ilona in giro per tutti i luoghi interessanti che poteva vedere. Iniziarono in un negozio locale, dove scelsero un bellissimo abito in macramè beige scontato. Indossalo subito. Dai, ti sta benissimo. È fantastico. Disse Ilona con sarcasmo e si avviò verso il negozio. E in un paio di minuti uscì con un nuovo look. Com'era? Splendido. Ora andiamo dal parrucchiere. La strada per il salone passava per la via principale e per un passaggio pedonale lungo il mare. Girò la testa a ogni passo per assicurarsi di non perdere nulla di interessante. La stagione balneare non era ancora iniziata, ma il centro era già affollato di turisti. Ilona non solo ammirava il mare e le case, ma guardava anche le belle persone, uomini e donne. Amava la bellezza in tutte le sue manifestazioni e ammirava chi si prendeva il tempo e l'opportunità di mantenere un look elegante. Ecco il parrucchiere. Andiamo. Mary trascinò l'amica all'interno. Ho deciso che voglio una treccia. Disse Ilona in modo conciso. Ma, dopo averci pensato, aggiunse, e magari una riga leggera. Vediamo cosa dice il parrucchiere. Il salone profumava di fiori. Mescolati a lacca e tintura per capelli. Una ragazza bassa con un grembiule nero mi venne incontro. Come posso aiutarla? Vorrei fare qualcosa per i miei capelli. Un taglio e magari togliere questo ingiallimento. Il maestro guardò Ilona con attenzione. Faremo tutto noi. Siediti sulla sedia. E tu? Mi siederò qui con la bambina, disse Mary e si sedette sulla sedia, prendendo Lizzie in braccio. Poi guardò Ilona. Buona fortuna! Un'ora sulla sedia passò velocemente. Ilona si guardò allo specchio. Adesso sembrava quella di un tempo. Una donna bella e curata, con i capelli bianchi e gli occhi brillanti. Ilona ringraziò il maestro e scattò un rapido selfie, poi ci pensò su e lo inviò a suo marito. Chissà cosa direbbe. Ilona si alzò dalla sedia e si preoccupò. Allora? Si avvicinò a Mary e a sua figlia. Bellissimo. Ti sta molto bene. Ora andiamo. Mostriamoci e vediamo il mondo. La giornata stava volgendo al termine. Il crepuscolo stava lentamente scendendo sulla città.
Ilona e Mary camminarono sul lungomare e si diressero verso la stazione ferroviaria con la sua alta guglia, che era ancora visibile quando si avvicinarono. Poi andarono in albergo. Lizzie era molto stanca oggi. È stata una lunga giornata. Ilona disse. Andiamo in camera e ordiniamo qualcosa da mangiare. Ok, facciamolo. Non sono Lizzie, ma anch'io sono stanca. Ma domani abbiamo un programma completo. Hai già organizzato tutto? Ilona sorrise. Suonò un nuovo messaggio. Ilona guardò lo schermo del telefono. Che cos'è? Mary allungò il collo. Non è niente, Harry. E cosa ha scritto? Mi ha appena scritto bellissimo. Gli ho mandato delle foto dal parrucchiere. Tutto qui? Mary era sorpresa. Non ha scritto nient'altro in tutto il giorno? Non l'ha fatto. Ma non è un mio problema ora. Abbiamo deciso che non devo pensare a lui in vacanza. Ed è la cosa giusta da fare. Anzi, se fossi in te, domani non gli scriverei affatto. Tornata in albergo, Ilona mise a letto Lizzie e andò in silenzio. Nell'altra stanza. Rapidamente svenne. Di solito le ci voleva mezz'ora per metterla a letto. Terribile. Disse Mary. Quanto è difficile crescere una bambina. Non si può dire. Ma è anche molto gioioso. Va bene. Mary annuì. Pensiamo a cosa ordinare. Ecco il menù. E sai, sto pensando allo champagne. Ilona guardò l'amica con incertezza. Voglio dire, sono in vacanza. Ma non sono sola. Non mi è permesso ubriacarmi. Ma non devi guardarmi se non vuoi. Oh, ma dai. Puoi bere un drink. Te lo meriti. No, non sono dell'umore giusto, ma mi ci vorrebbe una bella tazza di tè. Credo che ordinerò un paio di hot dog e del tè. Come vuoi tu. Mary ridacchiò. E io prendo una bottiglia di vino e dell'uva. La vacanza sta per iniziare. 10 minuti dopo bussarono alla porta. Sulla soglia c'era un cameriere in abito nero. Buonasera. Posso prendere la sua ordinazione? Oh, grazie. Mary trascinò il carrello nella stanza e iniziò a prendere piatti e tazze, riordinandoli sul tavolo. Ha tutto quello che le serve? Chiese il cameriere. Sì, sorrise Mary. Tranne la buona compagnia. Il ragazzo sembrò imbarazzato, tossì e, augurando una buona serata, si allontanò in fretta. Ebbene? Disse Mary. Ora ci riposeremo di sicuro. Ilona osservò tesa la sua amica che beveva un bicchiere dopo l'altro e diventava sempre più bella e divertente. Ne hai abbastanza? Chiese dopo il terzo bicchiere. Non uscirò con te, semmai mia figlia sta dormendo. È un peccato. Mary era triste. Stavo per uscire la sera. Voglio dire, la vita è appena iniziata in città come questa. Non lo sia. Oh, dai, smettila di essere così noioso. Prendi Lizzie e andiamo. Sei impazzita? Lizzie sta dormendo e non la porterò da nessuna parte. Va bene così, allora. Mary si alzò e andò in camera sua a cambiarsi. Poi uscì vestita con un abito nero e salutò. Non aspettarmi fino a domattina. Ho intenzione di festeggiare alla grande. Buona fortuna, augurò sarcasticamente a Ilona. Ilona augurò con sarcasmo e, chiusa la porta alle spalle dell'amica, si sdraiò sul letto, poi decise di controllare il telefono. Non un solo messaggio, non una chiamata, nemmeno una semplice domanda a come stai. Cosa mai stava succedendo? Nonostante le assicurazioni di Mary che sarebbe stata fuori tutta la notte, quando non si presentò alle 3 o alle 4, Ilona si preoccupò. Avrebbe dovuto chiamarla. Altrimenti, chissà dove sarebbe potuta finire Mary. Ma non fu fatta alcuna telefonata. 5 minuti dopo, Mary inviò la foto di un affascinante sconosciuto. Chi diavolo è? Chiese subito Ilona e, dopo averci pensato, aggiunse.
non osare portarlo nella nostra stanza. Non lo farò. La risposta fu immediata. Non essere così codardo. Max è un ragazzo fantastico. Non lo faranno entrare in albergo senza di te. Non preoccuparti. All'improvviso Lizzie cominciò a piagnucolare. Ilona lasciò il telefono sul letto e si precipitò dalla figlia. Era già sveglia e piagnucolava molto. Hai fame, tesoro? Ilona prese in braccio la figlia, le diede dell'acqua e la cullò. Per fortuna funzionò. E Lizzie chiuse di nuovo gli occhi. Ilona capì che non poteva aspettare la sua amica e si sdraiò accanto a lei. Quando aprì gli occhi, dalle finestre entrava già la luce del sole. Era iniziato un nuovo giorno. Ilona si alzò e controllò subito la figlia. Stava ancora dormendo. Nel sonno muoveva le braccia, doveva aver visto qualcosa di interessante e voleva afferrarlo. Ilona sorrise e andò in cucina a preparare il caffè. All'improvviso bussarono alla porta. Apri, sono io. Finalmente sei tornata. Ilona pensò e girò la serratura. Sulla soglia c'era un'amica. Stanca, ma felice, si era tolta le scarpe con il tacco lungo e le teneva in mano. Ciao. Hai dormito bene? Non proprio. Rispose Ilona. Ero preoccupata per te. Non dovevi esserlo. Sto bene. Mary si fermò. Oh, è caffè. Ha un ottimo profumo. Posso averne una tazza? Prendila. Ne ho preparato abbastanza per due. Mary annuì felicemente e, ondeggiando leggermente per la stanchezza, raggiunse il bancone del bar e salì su uno sgabello alto. Beve un sorso della sua bevanda. Poi, esclamò. Non hai idea di chi ho incontrato. Vi racconterò tutto. Non gridare, ti prego. Ilona implorò. Lizzie sta ancora dormendo. Oh, sì, scusa. Comunque, ascolta. Sono andata in uno dei bar più popolari della zona. Volevo solo sedermi, rilassarmi, vedere la gente. E quest'uomo si è avvicinato a me. Molto bello. Non ne hai idea. Abbiamo iniziato a parlare. Ha detto che di solito non lo fa, ma per qualche motivo voleva conoscermi. Comunque, è davvero in gamba e lavora come regista da qualche parte. Non ho approfondito. Se è un bravo ragazzo, sono felice per te. Ilona ha sorriso. Tuttavia, non avrei fretta di trarre conclusioni su di lui al primo giorno di conoscenza. Non lo faccio. Dovresti vedere quanto è attento e premuroso. Proprio come me e Harry qualche anno fa, eh? Osservò Ilona. Sì, Mary era imbarazzata. Ma questo non significa che sarà sempre così. E comunque, non ho detto la cosa più importante. Ha un'amica. E non è sposato. Ho suggerito a Max di portarlo con sé stasera. E anche tu verrai con me. Ceneremo in un bel posto. Ah, sì. Dove portiamo Lizzie? Ho detto che hai una figlia e a loro non dispiace. Quindi la porteremo con noi. Hai pensato al fatto che sono sposata e non incontrerò nessuno? Non inventarti niente, Ilona. Masha si arrabbiò. Innanzitutto, non ti sto dicendo di uscire con lui. Facciamo solo conoscenza e secondo, forse dovresti pensare al futuro, perché se vuoi la verità, Harry è il tuo stupido, e ovviamente c'è qualcosa che non va in lui. Hai controllato il suo telefono? Soprattutto quando lavora fino a tardi. Non l'ho fatto. Ilona ha sbottato. Cosa stai insinuando? Pensi che mi tradisca? Che cosa pensi? Non è venuto a salutarti, non è interessato a te o a Lizzie. Quante volte ti ha chiamato ieri? Quante? Nessuna. Ilona era d'accordo. Tuttavia, questo non significa nulla. Non ho notato nulla di sospetto, nessuna traccia di rossetto, odore, profumo, nessuna telefonata nella notte, niente del genere. Allora vuol dire che si sta nascondendo bene. O era solo stanco?
forse la scintilla tra noi si è spenta. Dobbiamo riaccenderla in qualche modo. Mary quasi ridacchiò, ma si trattenne, e poi disse, molto seriamente. Ilona, sei una donna così bella e intelligente e tuo marito non ti apprezza affatto. Andiamo a mangiare fuori stasera. Non devi uscire con nessuno. Non devi nemmeno lasciare un numero. Allargheremo solo la nostra cerchia sociale. Sai, è molto utile. Ok, ma cosa mi metto? Non lo stesso vestito a rete che abbiamo comprato ieri? È bello, ma è per la spiaggia, non per il ristorante. Non mi interessa se indossi un maglione o una calzamaglia, posso trovarti un vestito. Ne ho uno che ti sta benissimo. È blu. È da sera. Proviamolo. Il vestito calzava perfettamente come se fosse stato fatto per Ilona. Si guardò allo specchio e sorrise involontariamente. Un leggero rossore fu subito visibile sul suo viso. Sì, sicuramente il riposo, un salto dal parrucchiere e un po' di shopping potevano fare il miracolo. Ilona prese il trucco dalla valigia e si truccò leggermente le ciglia. All'improvviso ricevette un messaggio sul telefono. Ciao! Come stai? Hai finalmente deciso di chiedere? Disse Ilona e compose rapidamente il numero. Tutto bene. Vado a fare una passeggiata. Resterai lì fino a domenica, vero? Sì, arrivo domenica alle 4 del pomeriggio. Cosa c'è? Niente, vedrò cosa fare. Magari ci vediamo. Che ne dici? Mary è entrata nella stanza e quando ha visto la sua amica ha avuto un sussulto. Wow! Ti sta benissimo. Forse dovresti mettere un po' di rossetto. No, il vestito è sufficiente. Come vuoi tu. Beh, c'è ancora molto tempo fino a stasera. Andiamo in spiaggia? Ilona annuì e andò a prendere Lizzy, che si era appena svegliata. La giornata trascorse allegra e tranquilla. Ilona e Lizzy fecero il bagno in mare e si crogiolarono sulla spiaggia sotto un grande ombrellone. Harry non si faceva più vedere e Ilona si chiedeva se avesse fatto bene ad andare a quella cena. Perché ti scusi tanto? Le chiese Mary. Si tratta solo di una cena e di chiacchiere in un ristorante pieno di gente. Pensi che mio marito non ci sia mai stato? Credo che tu abbia ragione. Ilona era d'accordo. Promettimi solo che dopo non andremo da nessuna parte, in spiagge, alberghi o, peggio, case? No, certo che no. Mary si indignò. Non mi sognerei mai di chiederti una cosa del genere. Oh, va bene. Proviamo, allora. Potrebbe essere divertente. Non te ne pentirai. Mentre il sole tramontava all'orizzonte. Ilona, Lizzy e Mary tornarono in albergo per cambiarsi. La preparazione si svolse senza avventure. Ilona indossò lo stesso abito blu e sua figlia scelse una bella tuta beige. Mary, invece, superò se stessa e scelse un abito rosso acceso. Wow! Troppo bello e audace. Ilona ammirò. Grazie per il complimento. Mary saltò su e giù dalla gioia. Era esattamente l'effetto che volevo. Bene, il taxi ci sta aspettando. Andiamo. Il ristorante era proprio sulla spiaggia, nel punto più bello con vista sulle montagne. C'erano luci ovunque. Ed era così luminoso, come se la notte non fosse ancora iniziata. Mary prese la mano di Ilona e la tirò dentro. Cercò tra i tavoli la sua nuova conoscenza e salutò. Max, notando Mary, si alzò immediatamente e gli corse incontro. Ciao, sono contento che tu sia venuta. Ho scelto un tavolo vicino alla finestra. Ciao. Mary sorrise in modo civettuolo. Bel posto. A proposito, queste sono Ilona e Lizzy. Piacere di conoscerti, Ilona. Lizzy, ciao. Max sorrise e si girò verso il tavolo. E questo è Victor, il mio amico. Ilona sorrise e salutò goffamente, poi prese posto e fece sedere Lizzy. Ti va bene se uso i nomi di battesimo? Chiese Max, niente.
Mary disse che Ilona non voleva uscire ieri, ma oggi ha accettato. Ti piace questo posto? Per riscaldarsi e rilassarsi, è un posto fantastico. Sono d'accordo. Victor, l'amico di Max, annuì. Anch'io non sono stato qui a lungo, ma è un buon posto per riposare. Da dove vieni? Chiese Mary. Sono di Washington, D.C. Quindi tu e Ilona siete della città, immagino. Beh, tu e Ilona non siete della stessa città? Sì. Chiese Victor. Sì, siamo di New York, disse Ilona e fissò il menù. Oh, ordiniamo qualcosa. Suggerì Victor. Sono già stato qui la settimana scorsa. Il cibo è molto buono, la bistecca era particolarmente buona. Ottima grigliata. Ilona, prendi la bistecca. Mary aprì il menù e sfogliò alcune pagine. Ti piace la carne, vero? Sì, credo di sì. Ilona sorrise. E del tè? E tè sia. Victor rispose. Per me un caffè. Perché sono tutti così seri? Max Rice. Anch'io prenderei un caffè, però. Altrimenti, guido io. Io prendo gli involtini. Mary guardò Max, California. Una volta terminata la scelta del cibo, iniziò una conversazione informale. Max raccontò di essersi trasferito qui 5 anni fa perché era stanco del freddo invernale. Ilona notò che Mary lo guardava con gli occhi lucidi e capì subito. Sembra che un amico si sia innamorato. Beh, non hai intenzione di trasferirti? Chiese Mary, rivolgendosi a Victor. No, no. Ho molti affari nella capitale e tutto è vincolato. Non posso lavorare a distanza. Cosa fai, se non è un segreto? Gestisco alberghi. Ho appena iniziato a lavorare lì. C'è molto lavoro. Cosa fa nella vita? Sono in maternità. Ilona indicò la figlia, che scalciava allegramente una sedia per bambini con un giocattolo, gentilmente offerto dal cameriere. In realtà sono una fiorista. Wow! È fantastico! Vuoi tornare a lavorare? Certo che sì. Non appena Lizzie avrà 2 anni, penseremo all'asilo nido. Nel frattempo, faccio del mio meglio. Si rivelò una serata interessante. Ilona si rilassò e si rallegrò ogni volta che Max mise un braccio intorno alle spalle di Mary o semplicemente la guardò. La sua amica meritava la sua felicità, per troppo tempo non aveva funzionato nulla. E lui, Max, sembrava una brava persona. Dopo un paio d'ore, la cena finì e Victor chiamò un taxi per l'hotel, in modo che Ilona e Mary potessero arrivare a destinazione senza avventure. Ci vediamo domani? Chiese Max a bassa voce, conducendo via Mary. Lei si illuminò e annuì. Certo, ci vedremo. Ilona voleva salire in macchina, ma improvvisamente Victor le prese delicatamente la mano. È stato un piacere conoscerla. E sua figlia è molto gentile. Grazie, Ilona sorrise. Anche per me è un piacere conoscerti. E, senza aspettare che lui chiedesse altro, Ilona tirò fuori la mano e fece salire la figlia in macchina, poi salì lei stessa. Mary fece il giro dell'auto e si sedette sul sedile anteriore. Allora, andiamo? Bene. Accendiamo il motore e partiamo. Una volta arrivate in albergo e salite in camera, Mary assillò Ilona con le sue domande. Cosa ne pensi di loro? Come stanno Max e Victor? A me sembrano fantastici. Tu e Max state bene insieme. Ma come fai a uscire con lui se dobbiamo partire presto? Mary sta diventando triste. Non gliel'ho ancora detto e non lo so ancora, ci sto solo pensando. Comunque, voglio restare qui per almeno un mese. Poi vedremo. Ilona fissò l'amica con sorpresa. Wow! E ti sei presa tutto il tempo necessario per dirmelo. Dove andrai a vivere? Prima affitterò un appartamento, poi forse Max mi offrirà di trasferirmi da lui. E se non lo fa? Che problema c'è? E Victor?
Te l'ho detto, è un bravo ragazzo, ma non mi interessa. Sono sposato, Mary. L'ha detto la sua amica. Comunque, non gli taglierei la strada se cercasse di scrivere. Il tuo Harry è un disastro. Sta per dire qualcosa. Che cosa? Non importa, era solo per dire. Ma a Victor piaci davvero. Non mi interessa. Ancora una volta, Mary, non farmi uscire con nessuno. Se volessi un amante, te ne parlerei. Spero che la vacanza faccia il suo dovere e che io e Harry possiamo fare una bella chiacchierata. Dopotutto abbiamo una figlia insieme. Dovremmo vivere insieme in qualche modo. Come vuoi tu. Mary ha detto di andare in camera sua, ma ho dato a Victor il tuo numero. Cosa? Ilona ha baiato così forte alla sua amica che Lizia è trasalita per la sorpresa e ha fatto cadere il giocattolo che teneva in mano. Scusa, figlia. Allora, Mary, perché l'hai fatto? Oh, basta così. Basta così. Sono molto stanca. Vado a letto. Non ti scriverà. Non l'hai nemmeno salutato. Non c'è problema. Lascia perdere. Buonanotte. Mary si chiuse la porta alle spalle e Ilona, indignata, prese in braccio la figlia. È ora che tu vada a letto, tesoro. Non hai fame? Lizzie scosse la testa. Sua figlia sembrava stanca. Ilona la mise sul suo grande letto e si sdraiò accanto a lei. Che cosa si permette di fare? Ilona continuava ad arrabbiarsi. E anch'io sto bene. Perché è andata lì e si è lasciata convincere? Che cosa succederà se Harry scoprirà che sono qui in vacanza e che vado in tutti i caffè con gli uomini? Lui ci lavora, ci guadagna. E io? Promettendo fermamente a se stessa di non fare più nulla del genere, Ilona chiuse gli occhi e lasciò che la stanchezza prendesse il sopravvento. Il sonno la sopraffece quasi subito, ma qualche ora dopo Ilona si alzò di scatto per le urla della figlia e accese la luce. Lizia era tutta rossa. Dio, cosa c'è? Ilona fu presa dal panico e corse alla valigia che conteneva il kit di pronto soccorso. Cercando a fatica un termometro, Ilona lo mise a disposizione della figlia e le accarezzò i capelli, aspettando che la misurazione finisse. Finalmente il suono risuonò. La temperatura c'era, ma non era alta. Ilona esaminò attentamente i punti e strinse i denti. L'allergia era tornata. Probabilmente era dovuta alla flora e alla fauna locali. Ma c'era un problema, la medicina che era sempre stata utile era rimasta a casa. Ilona prese Lizzie e corse alla reception. Buongiorno. Mia figlia ha un'allergia. Può dirmi dov'è la farmacia più vicina? Salve, ce n'è una a un isolato di distanza. C'è qualcosa che possiamo fare? Cosa c'è che non va? Dobbiamo chiamare un'ambulanza? No, devo solo andare in farmacia. È allergica. È già successo in passato, devi solo darle le pillole. Se non ha bisogno di un'ambulanza, mi dia un minuto. Un membro del nostro staff la accompagnerà in farmacia. Ilona annuì e abbracciò Lizzie, rimproverandosi. Sono una sciocca. Chi va in vacanza senza prendere le pillole per l'allergia? Ho preso le pillole per lo stomaco, non quelle per l'allergia. Ma mi sono ricordata di andare a una riunione. È una mamma di classe, glielo concedo. Un tizio alto in giacca e cravatta è uscito nell'atrio. Ti accompagno fuori. Andiamo, è proprio dietro. L'angolo. 5 minuti dopo, però, la situazione non era delle migliori. La prima farmacia era esaurita, così come la seconda e quella a 3 isolati di distanza. L'addetto si strinse nelle mani. Non dovremmo chiamare un medico, dopo tutto. Anche se non è troppo pericoloso per lei, lasciamo che i medici le diano la medicina giusta. Ilona annuì e si affrettarono a tornare in albergo. L'ambulanza arrivò molto rapidamente. Abbiamo dato loro ciò di cui avevano bisogno, disse il medico. Ma la mia raccomandazione è di tornare a casa il prima possibile e di fare un ciclo di cure lontano da tutto ciò che fiorisce.
la ragazza starà meglio in un ambiente familiare. Bene. Prenderò subito i biglietti oggi stesso. Lizzie sembrava stare molto meglio. Ma Ilona non aveva intenzione di rimandare. Tornò nella stanza, si imbatté in una Mary sconcertata e le descrisse rapidamente la situazione. Preparo le tue cose. Mary fu presa dal panico. E tu prendi il biglietto. Andiamo subito all'aeroporto e sarai a casa in 3 o 4 ore. Il volo si svolse senza problemi. Lizzie dormiva sulla poltrona, mentre Ilona, finalmente calmata, sfogliava una rivista, senza dimenticare di dare un'occhiata alla figlia di tanto in tanto. Quando l'aereo atterrò, Ilona chiamò un taxi e si affrettò a tornare a casa. Nell'agitazione e nella preoccupazione per la figlia, non pensò nemmeno di avvertire il marito del suo ritorno. Solo fuori casa si ricordò di non dirglielo. Sono solo le 4. Lui è al lavoro. Salgo e scrivo un messaggio. Digli di chiamare la clinica e di fissare un appuntamento per Lizzie. Ilona salì in ascensore e premette il pulsante del piano giusto. Quando raggiunse la porta di casa, rimase sorpresa. C'era qualcosa che non andava. Dall'appartamento proveniva un odore fragrante di prodotti da forno. Perplessa, Ilona lasciò le chiavi, aprì la porta e, senza spogliarsi, si diresse verso il soggiorno. Harry era in casa. E non era solo. Che diavolo era quello? Pensò Ilona, inciampando. Nelle scarpe da ginnastica di una donna. Non le ci volle molto per rendersene conto. Solo quando Harry, vestito in modo leggero e seguito da una giovane ragazza con una vestaglia blu di seta, le saltò incontro. «Ai», disse la fanciulla, vedendo chi si trovava vicino all'ingresso del salotto. Harry non trasudò. Il suo volto esprimeva un misto di sorpresa e rabbia. «Perché sei venuta oggi?» Harry si rivolse alla sua signora. «Lina, vuoi venire in camera, per favore?» «Ora me ne occupo io». Ilona allontanò il marito ed entrò nella stanza per mettere Lizzie su una sedia. Poi si girò e sbottò. «Che diavolo sta succedendo qui? Sei fuori di testa? Portare questa ragazza in casa nostra, in casa mia? Cos'è casa tua?» chiese Harry in tono sorpreso. «Questa è casa tua? Pensavo fosse mia. Dopotutto, l'ho comprata con i miei soldi. Già dimenticata?» Ilona non riuscì a spiccicare parola. Si sedette sul bordo del divano e fissò il vuoto, sperando che tutto quello che stava accadendo fosse solo uno stupido sogno. Forse non si era ancora addormentata e stava solo dormendo dopo aver passeggiato per ore sul lungomare. Ilona si sfregò le mani, si punzecchiò i palmi con la punta delle unghie e si rese conto che no. Era tutto vero. La terribile verità. Eppure Mary l'aveva avvertita che qualcosa non andava. Perché non le aveva creduto? Perché pensava che lei e suo marito potessero ancora risolvere le cose? Ok. Ilona parlò con difficoltà. Se le cose stanno così, vattene. Non so cosa volevi fare con quella tua. Vattene. Harry chiuse la porta e si avvicinò abbastanza per parlare a bassa voce, ma per farsi sentire. No, non mi caccerai dal mio appartamento. Mi capisci? Ho consultato gli esperti. Ed ecco come stanno le cose. Questo appartamento è mio al 100%. Quindi dovrai fare le valigie. E se vuoi tornare prima e rovinare tutto, fai le valigie adesso. Rovinare cosa? In realtà, Lizzie si è ammalata. Le sue allergie si sono fatte sentire. Quindi siamo arrivati prima. Sai, mi fa piacere. Da quanto tempo mi stai mentendo in questo modo? Harry ignorò la domanda. Era preoccupato per altro. Prendi Lizzie e vattene. Otterrò la custodia più tardi in tribunale e decideremo in quali giorni potrò portarla. Questo è quanto. Non c'è altro da discutere. Perché sei seduto lì? Preparati. Non vado da nessuna parte. Mia figlia è malata. Ha bisogno di vedere un medico. Fuori è sera.
Dove andiamo adesso? Di cosa è malata? Harry guardò sua figlia. È lì seduta, sorridente. Guarda il suo viso e le sue mani. Non guardo da nessuna parte. Non osare manipolare quella bambina. Non te lo permetterò. Ecco, le ho detto che se tra mezz'ora sarà ancora qui, le darò una bella lezione. Vattene! Gridò Ilona con aria stizzita e uscì nel corridoio dove si trovava la valigia. Anche la compagna di Harry decise di intromettersi nel bisticcio familiare e inserì la sua parola. In realtà, è stata colpa tua che non gli hai prestato attenzione. Hai dimenticato che era un uomo. Guardati, bastardo. Vattene e non mangiare. Ilona non ce la faceva più. Quanti anni hai? Hai intenzione di dirmi cosa fare? Pensi di poter vivere in pace con Harry? No, non lo penso. Non ti darò una vita tranquilla. Ilona prese in braccio la figlia e fece rotolare la valigia nella tromba delle scale. Fu seguita dalle grida di disappunto della sua padrona risentita. Se mi interrompi, ti strappo i capelli. O io ti strappo i capelli. Osservò Ilona e si affrettò verso l'ascensore. Harry sbatté forte la porta e nel silenzio dell'ingresso Ilona poté sentire chiaramente la loro conversazione. Harry cercò di rassicurare la sua fanciulla, promettendole che non sarebbe mai più successo. E lei, Ilona, non era più un ostacolo. Che il bastardo non si sogni nemmeno la pace. Sarò un peso. E per di più un grosso peso. Era arrabbiata. Cosa facciamo adesso? Dove andare? Mary non era ancora tornata. Un'altra amica con un figlio piccolo in un monolocale. Non puoi andare da loro. I genitori sono in un'altra città. Ilona. Uscì e si sedette su una panchina. Poi prese il telefono e chiamò la sua amica. Mary non rispose subito e fu difficile sentirla. C'era della musica in sottofondo. Togliti di mezzo e vai in un posto tranquillo. Urlò Ilona. Lo farò. Mary rispose. Cosa c'è? Qualcosa con Lizzie? Com'è andato il volo? No, non con Lizzie. Harry. Ilona gli ha raccontato tutto e Mary è rimasta scioccata da quello che ha sentito. Non disse nulla. Non riuscì a trovare le parole e poi sbottò. Ma dove stai andando? Perché sei uscita? Era anche casa tua. Non potevo restare lì con loro. Elizia era preoccupata per lo scandalo. E Harry mi ha detto che l'appartamento non era nemmeno mio e che aveva parlato con degli esperti. Questo è un altro discorso. Lei ha un figlio minorenne. Ecco l'accordo. Tu vai a scrivere una dichiarazione e io ti trovo un posto dove dormire. Ti richiamo appena trovo qualcosa. Non vado da nessuna parte. Sono stanca. Lizzie ha bisogno delle sue pillole e io ho dimenticato di prenderle. Mi siedo qui sulla panchina. Hai davvero una figlia tra le braccia? Disse Mary. Aspetti. Ti prenoto una stanza d'albergo e ti ordino un taxi. Sei a casa tua, vero? Aspetti. Una macchina sarà qui tra un minuto. Ti richiamo io. Vai pure. Ilona non sapeva quanto tempo fosse passato prima che suonasse il campanello, ma prese il telefono e sussurrò ascolto. Sta arrivando un taxi. Salga. L'autista la porterà in albergo. Ha con sé il passaporto? Sì, benissimo. Così non ci saranno problemi al check-in. Avrà una stanza per una settimana, così potrà orientarsi, e poi deciderà cosa fare dopo, mi ha capito? Verrò a stare da te domani. A casa tua, Max, starà bene senza di me per qualche giorno. E tu hai bisogno di sostegno. È arrivato un messaggio. È entrata una macchina nel cortile. In realtà sta arrivando un taxi. Sì, ecco, sto salendo. Grazie per il tuo sostegno, Mary. Non me lo aspettavo nemmeno. Oh, non te lo aspettavi? Andrà tutto bene. Vedrai.
No, non andrà tutto bene. Sì. Invece. Sarà anche meglio. Che Harry si pentirà di tutto, ma sarà troppo tardi. Tutto a posto, lo cancelleremo all'hotel. Ilona riuscì a rendersi conto di ciò che era successo. Ora un'ondata di rabbia la investì. Si precipitò nella stanza come un gatto infuriato e rimproverò il marito con le ultime parole. Proprio così, eh? E da quanto tempo stava con quella giovane sciocca? Quindi non vuole una figlia. Anche sua moglie. Come ha deciso di rilevare l'appartamento? Non funzionerà. Dovremmo rivolgerci a un avvocato. La figlia non sarà lasciata per strada. Nonostante l'incubo, la figlia si sentiva meglio. Ilona riuscì ad andare in farmacia e a trovare il farmaco giusto per sostituire quello rimasto a casa. Mezz'ora dopo, il rossore sulla pelle era scomparso. Lizzy giocava con entusiasmo con i cubi, alzando la voce solo di tanto in tanto. Improvvisamente il telefono cominciò a squillare. Un messaggio del marito. Vieni domani all'indirizzo che hai appuntato qui sotto. È il mio avvocato. Devo sistemare le finanze e l'appartamento. Non contare di potermi portare via tutto con il bambino. Non sono stupida, non puoi farlo. Ti aspetto nello studio del mio avvocato alle 10. Non ce la farai. Disse Ilona ad alta voce e inoltrò il messaggio a Mary. La sua amica rispose molto rapidamente. Sono già all'aeroporto. Siamo sull'autobus per l'imbarco. Sarò lì presto. Non andrai da nessun avvocato da sola. Non pensarci nemmeno. È un'altra cosa che gli è venuta in mente. Geniale. Non pensa nemmeno a sua figlia, ma gliela faremo vedere noi. E io me ne vado tra pochi minuti. Non si preoccupi. Anche se so che sei sotto shock in questo momento. Ma si risolverà tutto. Sarò presto al tuo hotel. Aspettatemi. Un grande bacio e un abbraccio. Tieni duro. Qualche ora dopo Mary era già seduta al tavolo della stanza d'albergo di fronte a Ilona in lacrime e la confortava come meglio poteva. Era ovvio. Ilona si lamentava. Rimaneva al lavoro fino a tardi, a volte se ne andava. Anche nei fine settimana, dicendo che era saltato fuori un progetto urgente. E il modo in cui mi parlava, perché non mi ero accorta di tutto? Nessuno vuole credere a una cosa negativa. Disse Mary. Pensi che non mi sia sbagliata di molto? Pensa solo a Nick. Era ancora più scettico. C'è solo una cosa negativa. Che hai bisogno di un posto dove vivere. E per favore, non essere sciocca, non cedere a lui. Devi ottenere tutto, per te e per tua figlia. Hai comunque bisogno di un posto dove vivere. Sì, ma ha detto esplicitamente che non potevo nemmeno contarci. Hai firmato qualcosa sui documenti? Forse c'è qualche problema con lui? Cosa sta succedendo al tuo appartamento? A chi appartiene? È complicato. Sua madre ha comprato l'appartamento e glielo ha dato. Cosa intendi con mamma? Mary non ha capito. Non l'avete comprato prima che nascesse Lizzie? Sì, ma lui ha fatto in modo che fosse così. Ero così stupida e ingenua. Non ho nemmeno pensato di oppormi. No. Mary si alzò in piedi e agitò violentemente le mani. Cosa stai dicendo? Che si prenderà tutto per sé? Col cavolo che lo farà. Sei registrato lì? No. Con me. Lizzie è registrata dai miei genitori. Continuava a promettere che l'avrebbe fatta registrare. Ma non ci è mai riuscito. Abbiamo avuto una discussione o qualcosa del genere. Beh, ecco il risultato. Ragazza, sei pazza o cosa? A quanto pare sì. Purtroppo Ilona annuì. Ora non so nemmeno come ho potuto permettere che accadesse. Mary si sedette, poi saltò su e giù dalla sedia. Sono un mucchio di sciocchezze. Scriverò a Max. Credo che abbia un amico avvocato. No, non è Victor. È un altro amico.
forse può darti qualche consiglio. Non farlo. Sì, invece. Mary si è opposta. Vuoi difendere quel bastardo? No, non voglio. Devi prendere tutto quello che puoi da lui. Ma era più facile dirlo che farlo. Il giorno dopo Ilona indossò il suo abito nero, che per qualche motivo aveva portato in vacanza e che quindi era rimasto nella sua valigia. Si mise i capelli. In una coda di cavallo alta e prese in braccio sua figlia. Sono pronta, credo. Mary la incontrò all'uscita dell'albergo. Anche la sua amica era vestita in modo professionale. Accanto a lei c'era un uomo che non conosceva. Ciao. Questo è Gerard. È un avvocato. Andiamo subito. Harry stava già aspettando in ufficio e fu sorpreso quando un'intera folla entrò con lei. Fissò la moglie con aria contrariata. Chi diavolo è quello? È l'avvocato. Disse Ilona con arroganza. Perché? Perché ha portato qui sua figlia? Pensa di poter ottenere qualcosa da lei? Non penso nulla. Non avevo nessuno a cui lasciarla. Ma eccoci qua. Cosa voleva riferire? L'avvocato al fianco di Harry, una bionda alta in gonna stretta, sorrise ironicamente prima di annunciare i documenti. Allora, cominciamo. Da parte di Harry a te, Ilona, c'è la seguente offerta. Lui ti dà $400 per la prima volta e paga gli alimenti mensili per mantenere la figlia. Sempre $400. Ilona saltò dalla sedia. Mi stai prendendo in giro? Sei impazzito, Harry? So per certo che avevamo almeno $300,000 nei nostri conti. E, tra l'altro, una parte era mia. Qual è la tua? Quali 300,000? Sei fuori di testa? Non sono tuoi. Li hai spesi tutti mentre stavi a casa e non lavoravi. E in vacanza. Con quali soldi sei andato? Cosa ne pensi? Siediti e pensaci. Non credo. Farò domanda per te. Aspetta, Ilona. L'avvocato si avvicinò a Harry e indicò una cartella di documenti. Ho chiesto il certificato di proprietà dell'appartamento e tutti gli altri documenti relativi alla proprietà. E preparerò una causa in tribunale per dividere la proprietà e determinare l'affidamento congiunto. E naturalmente anche per il mantenimento dei figli. Che razza di avvocato ha portato qui? Harry abbaiò. Ho delle brutte notizie per te. È completamente sprovveduto. Che tipo di documenti dovrei darti? Ecco un pezzo di carta, puoi pulirti la faccia con quello. Niente insulti, disse Gerard. Mary guardò l'amica, poi Harry. Ilona non riusciva a guardare nessuno e si limitava a fissare il pavimento. Non accettiamo le vostre proposte e presenteremo le carte in tribunale. Aspettatevi un invito all'udienza. Questo è tutto. Ilona. Ora puoi andare. Disse l'avvocato. $400 sarebbero anche tanti per te. Gridò Harry da dietro. Se non li accetti, non otterrai nulla. Non pensarci nemmeno. La tua metà. Ma sei un'ingenua idiota. Mary strinse la manica di Ilona. Non pensare nemmeno di ascoltarlo. Andiamo. Fuori soffiava una brezza primaverile. Ilona si fermò nel parcheggio per respirare l'aria fresca. In quell'ufficio si sentiva come se non avesse nulla da respirare e stesse per soffocare. Ilona prese sua figlia e la strinse a sé. Non preoccuparti, tesoro, andrà tutto bene. Ilona. Gerard si avvicinò. Dobbiamo discutere di tutta questa situazione. Sediamoci da qualche parte. Ilona si guardò intorno. Ci sono delle panchine laggiù. Andiamo. Dobbiamo elaborare una strategia. Suggerisco di redigere una dichiarazione e di andare in tribunale. Lei, Ilona, vuole crescere sua figlia da sola? Certo che sì. Crede che possa darle tutto quello che voglio solo per avere la mia parte? Abbiamo comprato l'appartamento un anno dopo il matrimonio e volevamo che nostro figlio lo avesse.
E, ovviamente, stavamo risparmiando. Sì, sono stata in maternità per l'ultimo anno. Ma ne abbiamo parlato. Non ero solo io a volerlo, ma anche lui. Purtroppo gli accordi sono solo parole. Ma i documenti sono la prova. Come mai suo marito ha firmato tutto da solo? Non ho seguito la cosa e mi sono fidata di lui. Non avrei mai pensato che sarebbe andata a finire così. Purtroppo succede. Devo dirle la verità. Se è legittimo, sarà molto difficile ottenere qualcosa. Ma le garantisco che faremo domanda di mantenimento e cercheremo di ottenere la verità. Grazie. Lo so. Lo so. Ci ho creduto anch'io. Non riesco nemmeno a crederci. Vorrei solo poter tornare indietro. Non puoi. Ma hai un futuro. Mary. L'ha indicato. Andrà tutto bene. Guardò l'avvocato. Grazie per il suo lavoro. Scrivimi se hai bisogno di altro. Gerard annuì e se ne andò. Ilona e Mary decisero di tornare in camera per mettere a letto Lizzie. L'albergo è solo per una settimana. Cosa farò allora? Ilona non voleva pensarci, ma i brutti pensieri si affollavano nella sua testa. Per me va bene. Ma Lizzie? Potresti trovare un lavoro part-time, raccogliendo buche a casa. Pensaci. Quale casa? Se non hai una casa. Ma potresti affittarla. Sì, lo so. Sembra terribile. Ma devi comunque fare qualcosa. Non si può stare in albergo per troppo tempo. Devi trasferirti da qualche parte. Ci penserò più tardi. Ilona rispose. Forse dovresti andare da uno psicologo? Tante cose si sono accumulate in una volta sola. Non riesco nemmeno a immaginare come potrei affrontare una situazione del genere. Non lo so, forse, ma non ora. Ho delle cose da fare. Va bene, allora oggi abbiamo bisogno di una distrazione. Perché non prendiamo patatine e popcorn e guardiamo un melodramma strappalacrime? Non ne ho mai abbastanza di melodrammi strappalacrime in questo momento. Non mi dispiacerebbe guardare un film horror. Beh, allora andiamo. Mary si fermò e si schiaffeggiò la fronte. Cosa c'è? Ilona non capiva. Ho pensato. Me ne andrò per 6 mesi. Almeno 6 mesi. Per il momento puoi stare a casa mia solo per l'affitto. È molto meglio che affittare da qualcuno per il primo mese. Non hai nemmeno bisogno dell'affitto. L'importante è che tu ti sistemi e ti stabilizzi. E la soluzione arriverà. Mary, questo è troppo. Potresti affittarlo a prezzo pieno. Lo farò più tardi. Ma puoi stare con me per 6 mesi e poi vedremo. Fu una tale sorpresa che Ilona scoppiò in lacrime quando andarono a scegliere gli spuntini per la serata. Cosa c'è che non va? Mary abbracciò l'amica. Non preoccuparti, gliela faremo vedere. Ilona sorrise debolmente, si asciugò gli occhi e gettò nel cestino un paio di pacchetti di popcorn e di succo di frutta per bambini. Andiamo a vedere un film, abbiamo bisogno di una distrazione. Altrimenti il mio cervello sarebbe esploso per la tensione. Il giorno dopo, Ilona ricevette un messaggio da Gerard. Buon pomeriggio, Ilona, le notizie non sono buone. I documenti di suo marito sono molto furbi. Temo che non sarà possibile ottenere la sua parte. L'atto è firmato da lei e rinuncia a qualsiasi rivendicazione, e l'appartamento è stato ricevuto per atto di donazione. L'unica cosa che potete fare è chiedere il divorzio e gli alimenti. Maria! Ilona corse verso l'amica. Dopo aver letto il messaggio, Mary rimase in piedi con le labbra serrate e guardò cupamente l'amica. Non so cosa dire, quando sei riuscita a firmare una rinuncia? Non riesco a capirne il senso. Ha detto qualcosa sul fatto che è più facile da elaborare. A Ilona sembrò che tutto ciò che stava accadendo non fosse vero, che fosse solo un bruttissimo sogno e che lei fosse destinata a svegliarsi. La realtà invase quel sogno sotto forma di un messaggio di testo. Allora, sei felice adesso?
prendeva i suoi $400 e scappava. D'ora in poi, questo è tutto. Non pensare nemmeno di chiamarmi. Non interferire con la mia vita. E sua figlia? Ilona ha risposto immediatamente. Il tribunale stabilirà un calendario. La porterò a casa mia. È fantastico, vero? Dichiarò Ilona. Così la farò crescere, la porterò all'asilo, le darò da mangiare, la vestirò e farò i compiti con lei. E lui la porterà via per un paio di fine settimana? È fantastico. Che bastardo. Forse dovremmo cercare di fare in modo che non possa vederla. Perché la bambina dovrebbe avere bisogno di un padre così? Non è colpa di Lizie. E lui è il suo papà. Ma in qualche modo non credo che la prenderà. È improbabile che la sua ragazza voglia coccolare la bambina. E io non le affiderei mia figlia, il che significa che lui dovrebbe cacciarla via. Non credo che lo farebbe. Non credo che lo farebbe. Mary annuì. La situazione diventa sempre più divertente. Posso stare con te? Certo che puoi. Per tutto il tempo necessario. Volevo partire tra una settimana. Puoi portare le tue cose? Non ho molto qui. Tengo tutto in una valigia nella dispensa. Grazie. Ilona strinse la mano all'amica. Mi hai salvato la vita. Saresti stata bene anche da sola. Ma perché quando si può rendere la vita più facile? Quindi non importa. Lo odio. So cosa vuoi dire. Mary abbracciò l'amica e andò a preparare il caffè. I giorni volavano uno dopo l'altro in una corsa frenetica. Scartoffie, domande, cura di Lizie. A Ilona sembrava che fosse appena passato il lunedì, ma era già venerdì. A volte pensava di non farcela più. E Ilona, aspettando che sua figlia si addormentasse, singhiozzava sulla sedia per ore. Ma in alcuni momenti il sole faceva capolino da dietro le nuvole e a poco emergeva un piano. Era passato un mese da quando Ilona era tornata a casa e aveva trovato il marito con l'amante. Era ancora triste per questo, ma riusciva a respirare e persino a sognare. Ilona trasferì tutte le sue cose e quelle della figlia nell'appartamento di Mary. Riuscì anche a sistemare il comfort domestico che era così necessario sia per lei che per la figlia. Arrivarono giorni difficili in cui dovette andare in tribunale, firmare un mucchio di carte e accordi per parlare di qualcosa, per spiegare. Ogni volta Ilona si sentiva come una bambina che aveva commesso un grosso errore. Quando tutte le controversie furono concluse, ora il suo ex marito doveva solo una cosa, gli alimenti. Non era molto, ma era sufficiente per sfamare se stessa e la figlia e iniziare a cercare lavoro. Spenderò per la tata più di quanto guadagno. Ilona si è lamentata in un messaggio a Mary. Che senso ha? Preferisco risparmiare e pensare ad altro. Magari provare a risparmiare un po'. Una sera, Ilona ebbe l'idea che stava aspettando. Prese il telefono e chiamò la sua amica. Mary, e se non andassi al lavoro e non scegliessi io i bouquet? Ne avevi parlato, ma non sapevo come fare. E ora mi piace. Posso comprare dei fiori, metterli insieme in diversi bouquet e fare delle foto per i social media. E se qualcuno li compra? Sì, è quello di cui parlavo. E non avresti bisogno di una babysitter. E hai un frigorifero. C'è un sacco di spazio per il cibo e i bouquet. Allora inizio subito. Non sono riuscita a risparmiare molto. Ma è sufficiente. Finché funziona. Potrebbe non funzionare. Mary ha sottolineato. Ma almeno saprai di averci provato. E questo è importante. E a proposito, ho una notizia. Che cosa c'è? Chiese Ilona. Max mi ha chiesto di andare a vivere con lui. Te lo immagini? Io stessa non l'ho nemmeno accennato. Evviva! È fantastico! Congratulazioni, Mary. Che tutto funzioni alla perfezione per te. Lo farai anche tu quando inizierai a scegliere i bouquet. Vado subito al negozio a prendere dei fiori.
non dimenticare di mandare una foto. Buona fortuna! Ilona amava il suo lavoro, anche prima della maternità. Arrivava in salone prima di tutti gli altri, cambiava l'acqua nei vasi e raccoglieva i primi mazzi di fiori per coloro che sarebbero arrivati molto presto e volevano scegliere un regalo per i loro cari. Ilona era molto amata nel salone e considerata una fiorista di talento. Ma al quinto mese di gravidanza dovette andare in maternità per poter dare tranquillamente alla luce sua figlia e non portare fiori pesanti e vasi pieni d'acqua. E ora, dopo tutto questo tempo, ha ripreso in mano i fiori. Lo squisito bouquet di rose bianche della sposa si è piegato come se fosse una cosa propria. Ilona ne ha inalato il profumo, ha scattato qualche foto e poi, senza perdere tempo, le ha postate sui suoi account. Oh, sì, avevo promesso di mandarne una anche a Mary. Si ricordò e inviò le foto alla sua amica. Mi ha richiamato subito. Oh, sì. Mary era felicissima. Mi sposerò e tu mi farai avere un bouquet. Succederà? Chiese Ilona. Non voglio eccitarmi troppo e fare il passo più lungo della gamba, ma credo che Max abbia qualcosa in mente. Mi ha anche chiesto un paio di volte cosa ne penso del matrimonio. Ma si tratta solo di me. Dimmi come stai. Il bastardo non mi ha più contattato. Mi ha mandato un messaggio una volta, dicendomi che avevo dimenticato le salviette umidificate e i pannolini, e si è offerto di venirli a prendere. Gli ho detto che poteva tenerli. Gli sarebbero stati sicuramente utili. Mary ha riso di gusto. Questo è certo. Ti stai ambientando bene? Sì, tutto bene. Non mi stanco. Mai di ringraziarti. Mi hai salvato la vita. E ho trovato Alizia un bel posticino nella stanza sul retro. Non sono ancora sicura di cosa fare dopo. Spero che i miei bouquet comincino a essere comprati e che io possa mantenermi come prima. Lo farai. Sei tu il maestro. Basta che non ti arrenda. A proposito, vieni qui, passeggiamo, nuotiamo e prendiamo il sole. Ti troveremo anche un uomo simpatico. Non credo di volere più nulla di normale o anormale. Non ne voglio affatto. Sto iniziando a capire quanto ho rinunciato a me stessa e sono rimasta intrappolata nel cucinare, pulire e fare i bisogni di tutti tranne che i miei. Non avete idea di quanto sia bello fare colazione con un croissant e un caffè. E non pensare che questa bestia abbia bisogno di carne e panini ai cereali. Mangia e non vuole cucinare. Così sono andata in giro come un idiota a cucinare. Lui ha capito subito e ha messo i soldi sul suo conto. Non gliel'ho detto. È venuto fuori che stava ricevendo molto di più di quanto aveva detto. Molto di più. E li risparmiava tutti, mentre i miei soldi per la maternità andavano interamente al bambino e al cibo. Ma dove li metteva da parte? Erano sul conto di mia madre. Altrimenti tutti i soldi sarebbero stati divisi a metà. Non lo so. Non mi hanno detto dove. E io non voglio saperlo. È una situazione idiota. Non so dirle quanto sono arrabbiata con Harry. Ma ho imparato anche la tua lezione. Nessuna firma di fiducia in un futuro migliore? Nessuna. Ilona era d'accordo. Non riesco ancora a dormire. Non c'è problema. Divorzio e separazione. Sono già abbastanza dolorosi e spiacevoli. Ma quando succede una cosa del genere? Forse però è meglio così. Immagina, sarei ancora triste per lui e soffrirei. Ora lo odio e basta. Eppure ha un sentimento forte, che ti colpisce. Tu odi e a lui non importa. Hai fatto bene ad accettare il lavoro, sarà più facile distrarti. E se fossi in te, avrei una relazione. Non dovete sposarvi subito e nemmeno vivere insieme. Ma sei una donna. Giovane e bella. Fidati, riceverai molte offerte. E così sia. Per ora voglio solo lavorare. Solo che nessuno ha ancora detto di voler comprare un bouquet. Se non lo faranno, non so cosa farò. Qual è il tuo problema? Mary ha riso. Quanto tempo è passato? Mezz'ora.
Vai a bere una tazza di tè ed espira. Andrà tutto bene. Anche Ilona Rice. O per il nervosismo o per essersi resa conto della propria stupidità, e salutò l'amica. Lizzie dormiva ancora. Ilona andò alla finestra, che offriva una vista mozzafiato sulla città. Proprio in quel momento il sole fece capolino da dietro una nuvola e Ilona sorrise. Ora non aveva voglia di piangere. Forse Mary aveva ragione. E tutto era davvero ancora da venire. Ma per quanto volesse credere nei miracoli, la realtà continuava a ripresentarsi sotto forma di frigorifero e borsa vuoti, una figlia che piangeva e voleva un giocattolo nuovo come la bambina del cartone animato e il suo stesso riflesso nello specchio senza una buona crema idratante. Sono passati 2 giorni da quando Ilona ha postato la foto del bouquet. Ma nessuno ha mai fatto un ordine. Il buon umore suscitato da questa nuova impresa è stato rapidamente sostituito dalla delusione. Devo essere un inutile, stupida idiota. Come ho potuto rovinare così tanto la mia vita? Si rimproverò Ilona. Stava friggendo le uova per la colazione. Il telefono squillò, ma non ci fece caso, pensando che fosse un altro spam o un messaggio di Mary. Ma avrebbe potuto rispondere più tardi. Ilona tirò fuori Lizzie dal suo lettino, la fece sedere su una sedia, le diede del porridge e si sedette di fronte a lei, divorando avidamente le uova. Solo quando l'intera porzione fu mangiata, si ricordò del telefono e lo accese. Sullo schermo apparve un messaggio. Ciao, sono Victor. Ricordi che siamo andati a cena? Spero che non ti dispiaccia se ti mando un messaggio. Volevo solo sapere come stavi. Ilona posò il telefono sul tavolo e si allontanò da lui, per sicurezza. Il cuore le batteva. All'impazzata. Non gli risponderò. Pensò. Non voglio niente. O forse sì. In totale confusione, Ilona iniziò a lavare i piatti. L'acqua la tranquillizzava sempre, ma non ora. All'improvviso, senza nemmeno darsi il tempo di pensare a quello che stava facendo, Ilona prese il telefono e rispose. Ciao, sto bene. E tu come stai? Nello stesso istante si pentì di quello che aveva fatto. E voleva cancellare il messaggio. Ma era troppo tardi. Victor lo aveva letto e stava già digitando un nuovo messaggio. Anch'io sto bene. Sono volato nella tua città l'altro ieri e, pur restando qui per lavoro, ho pensato che forse ti avrebbe fatto piacere vedermi. E poi ho aggiunto, forse potresti farmi fare un giro. E potresti portare Lizzie con te. Ilona non rispose e chiamò Mary. La sua amica non rispose subito al telefono e quando lo prese sembrava troppo stanca e senza fiato. Ciao, sono sul tapis roulant, va tutto bene? Disse Ilona. Victor mi ha mandato un messaggio chiedendomi di andare a fare una passeggiata. Oh, sì! Mary si rese conto. E a quanto pare ha spento la pista, il ronzio nel tubo si è attenuato. Ho dimenticato di dirtelo. Cosa hai dimenticato di dirmi? Chiese Ilona con sarcasmo, sapendo già quale sarebbe stata la risposta. Mary ridacchiò. Ma poco tempo fa Vitia è stato qui e io e Max lo abbiamo visto. Victor ha chiesto di te e io gli ho raccontato qualcosa. Non nei dettagli, sia chiaro. Gli ho solo detto che ora sei single e che tuo marito è stato molto cattivo con te. Era come se fosse arrabbiato per te e ha detto che gli dispiaceva. Voglio dire, sei una ragazza così bella. E non era tutto. Poi, quando ci stavamo lasciando, mi ha chiesto se poteva chiamarti o scriverti. Gli ho risposto che non sapevo come avresti reagito. Ma vale sempre la pena di provare. Gli piacevi, Ilona, già allora. E non gli dispiace nemmeno che tu abbia una figlia. Ha detto che Lizia era una ragazza molto carina. Non arrabbiarti con me, per favore. Non l'ho cercato con il tuo numero. Lo giuro. Me l'ha chiesto lui. Ok. Ha chiesto di uscire con me. Mi ha chiesto di uscire con lui. Oh, wow! Meravigliati di Mary. Che cosa hai detto? Ancora niente. Non lo so.
Io ci andrei se fossi in te. Come ho detto, non sei obbligata a sposarlo, vero? Sì, ma portare Lizzie con te? Mi sembra strano. Beh, trova una babysitter per un paio d'ore. Dovresti riposare un po', fare una passeggiata, socializzare. Conosco una tata, ho lasciato Lizzie con lei quando sono andata in tribunale. È molto economica. Le scriverò. Non so se sarà ancora in grado di fare la babysitter. Urrà! Mary ha gridato. Buona fortuna a te. Mi raccomando, fammi sapere com'è andata più tardi. La babysitter si rivelò disponibile. E Ilona decise finalmente di rispondere a Victor. Non c'è problema. Stasera o domani? Non senza Lizzie. Ho deciso di lasciarla con la tata. La risposta non arrivò subito, ma quando la lesse, Ilona sorrise. Sono molto contenta che tu abbia accettato. Se puoi, passa a prenderti oggi alle 6. Mancavano poche ore alle 6 e Ilona correva per la stanza, rovistando tra i giocattoli dei bambini e scegliendo il suo vestito. Voleva essere delicata e femminile. I vestiti che aveva lasciavano molto a desiderare e non si adattavano affatto alla sua figura. Quando tutto il contenuto dell'armadio fu buttato per terra, Ilona si imbatté finalmente in un vestito che aveva dimenticato. Ilona lo provò immediatamente e si ammirò. Poteva indossarlo senza preoccuparsi che qualcuno la guardasse di traverso. Alle 5 arrivò l'infermiera. Ilona le raccontò delle nuove abilità della figlia. Non si preoccupi. La tata la rassicurò. Ci divertiremo un mondo. Vero, Lizzie? Lizzie annuì felice e tirò la tata a guardare i nuovi giocattoli. E Ilona ebbe finalmente un po' di tempo per sé. Corse in bagno a sistemarsi i capelli e a truccarsi. Decise di limitarsi a un minimo di trucco, per non sembrare troppo elegante. In pochi minuti era pronta. Victor chiamò e chiese se Ilona poteva già uscire e disse che la stava aspettando al piano di sotto, davanti alla porta d'ingresso, non credendo che stesse accadendo davvero. Ilona baciò la figlia sulla guancia e le chiese di comportarsi bene, poi si affrettò a scendere. Victor era in piedi non lontano dalla porta e, vedendola, si avvicinò immediatamente. Ciao, sorrise. Sono felice che tu abbia accettato. Ciao, Ilona si trattenne il più possibile. Non aveva un gran sorriso sul viso. Victor era splendido in un leggero abito estivo e, naturalmente, con dei fiori. Questi sono per te. Disse, porgendo il bouquet. Grazie. Sono molto belli. Allora, dove vuoi andare? Pensavo di sedermi e mangiare da qualche parte prima. E poi, se vuoi, puoi fare una passeggiata. Tra l'altro, oggi fa molto caldo. È una buona idea. Allora andiamo. Ho trovato un posto. Spero che ti piaccia. Victor indicò l'auto grigia parcheggiata fuori casa e aprì la porta. Sali! L'abitacolo aveva un piacevole odore di profumo maschile. Victor prese il posto di guida e accese il quadro. Come va? Beh, suppongo che Mary te l'abbia detto. Brevemente. Victor la rassicurò. Mi dispiace, ma spero che tu stia bene. Ora sì, mi sono calmato e sto iniziando una nuova vita. Ilona guardò Victor, ma distolse subito lo sguardo dalla finestra. E tu come stai? Hai molto lavoro da fare? C'è un motivo per cui sono venuta qui. Stiamo aprendo un nuovo progetto. Quindi non va ancora a Washington? No, resterò sicuramente qui per un po'. Devo organizzare l'ufficio da zero, renderlo operativo. È fantastico. Ilona annuì, non sapendo cos'altro dire. Per un po' guidarono quasi in silenzio, discutendo solo di cose assolutamente insignificanti. Ma poi Victor fermò l'auto, sorrise e disse: bene, eccoci qui. Scese e aprì la portiera, tendendo la mano. A proposito, non ti ho detto che sei bellissima. Ilona arrossì e gli tese la mano in risposta. Grazie. Sono molto felice di sentirlo. Il caffè era molto
confortevole e rilassato. Il primo imbarazzo dell'incontro era sparito. Ilona poté finalmente parlare della sua vita. Senza entrare nei dettagli, ovviamente. E ora voglio tornare al lavoro. Questo, ovviamente, non è affatto facile. Ma credo di potercela fare. In qualche modo, non ne dubito nemmeno. Victor ha detto. Mi mostreresti le foto del tuo lavoro? Ilona annuì. Ho trovato le pagine con il portfolio nel mio telefono. Victor le sfogliò per qualche minuto e guardò le foto, poi indicò un mazzo di fiori. Oh, questi ci serviranno. Possiamo parlarne più tardi, così posso fare un ordine? Ma no. Ilona si è agitata. È un conoscente, vero? Solo per essere di supporto? Certo che voglio essere d'aiuto, ma non ordinerei nulla se non ce ne fosse bisogno. È solo che vogliamo decorare la hall dell'hotel e questi fiori sarebbero perfetti per noi. Ilona è confusa. Ma allora sarei felice di lavorare. Certo, ne parleremo più tardi. Quando sei pronto? Victor annuì e aggiunse una tazza di tè dall'enorme bollitore di vetro. E quali sono i suoi progetti di vita? Cosa sogni in generale? In generale, vorrei aprire un salone tutto mio, un giorno. Certo, la strada è ancora lunga, ma spero che un giorno possa accadere. E per quanto riguarda te? Ho sempre voluto viaggiare, ma finora sono stata solo in 3 paesi. La mia presenza al lavoro è necessaria e non è possibile partire per molto tempo. Ma credo che un giorno mi costruirò un lavoro che mi permetta di non venire in ufficio tutti i giorni. Sto per partire per un grande tour. È una cosa molto bella. Ilona è entusiasta. Che tipo di vacanza le piace? Quella attiva o quella in cui devi solo sdraiarti sulla spiaggia? Beh, con una bella ragazza si può anche stare sdraiati sulla spiaggia. Victor fece l'occhiolino. Ma a me piacciono quelle attive. Camminare per le città antiche, studiare l'architettura. Sai quante case ci sono costruite centinaia di anni fa? Probabilmente mi piacerebbe vederle tutte. Anche le case antiche mi attraggono. Non sono stata molto all'estero. Ma sono stata a Viborg, ci sei stata? No, non ci sono stata. C'è qualcosa da vedere? Ilona annuì. Per un amante delle case antiche, c'è sicuramente. C'è un castello e alcune vecchie case. Tra l'altro, qui si trova il più antico condominio del paese. Ilona ha trovato le foto su internet e le ha mostrate a Victor, che ha quasi battuto le mani. Sembra molto interessante. Che ne dite di farci un viaggio insieme? Se ti piace Viborg, naturalmente. Mi piace molto, tranne che per questo. Non puoi andare senza Lizzie. Una cosa è lasciarla con una babysitter per un paio d'ore. Non mi sognerei mai di suggerirti di lasciare tua figlia a casa. Qual è il suo problema? Victor sorrise imbarazzato. Certo che andremo con lei. Ma se per lei va bene. Allora lo farò domani. Che giorno è domani? Potremmo farlo domenica. È incredibile quanto siano facili e rilassati adesso. All'inizio Ilona aveva paura di dire qualcosa, ma ora era più che felice di andare, immaginando come avrebbe raccontato la cosa a Mary e come le avrebbe mandato dei selfie con facce stupite e felici. Ilona ridacchiò sommessamente. «Cosa c'è?» chiese Victor. «Sì, ho immaginato cosa avrebbe detto Mary. Credo che stesse già cercando di farci incontrare. Penso che sia stata molto discreta e che mi abbia infilato il tuo numero in tasca». Victor Rice. Scherzavo, naturalmente. In realtà le ho chiesto io stesso di farlo. Dopo aver mangiato a sazietà, Ilona e Victor decisero di fare una passeggiata lungo la banchina. Fuori soffiava una piacevole brezza leggera e il sole cominciava a tramontare. Victor prese improvvisamente la mano di Ilona e lei gli strinse leggermente le dita, sentendosi incredibilmente felice. Se in quello sfortunato giorno del suo ritorno qualcuno le avesse detto che molto presto avrebbe incontrato un uomo meraviglioso, di certo non ci avrebbe creduto. Da cavaliere galante, Victor non aveva fretta.
ma Ilona si era già fatta coraggio. Quando l'accompagnò a casa, lo baciò leggermente sulla guancia. Lo guardò in un modo che era impossibile sbagliare. Quello sguardo deve aver dato coraggio a Victor, che le sfiorò le labbra. All'inizio con cautela, ma ogni secondo più sicuro e audace. «Wow!» sussurrò. «Hai idea di quanto sei forte?» Ilona si abbassò bruscamente e si morse il labbro. Salutò, ma sua figlia la stava aspettando a casa. Promettendo di scrivere, Victor accompagnò Ilona alla porta dell'appartamento e scese le scale. Ilona aprì la porta ed entrò nella stanza. La tata uscì per incontrarmi. La misi a letto. A bassa voce mi disse: «Com'è andata?» «Meraviglioso!» «Grazie per il suo lavoro!» E il giorno dopo, passeggiando per le strade di Viborg, Ilona ricevette un ordine per un bouquet. Credendo nel meglio, la cosa cominciò ad accadere, come da sola. Tornata a casa, Ilona lo raccontò a Maria al telefono. E lei rise di gioia. «Vedi, non mi hai creduto. Ma la cosa importante è che sai cosa?» «Cosa?» chiese Ilona. «L'avvocato Gerard mi ha scritto oggi, ricordi?» «Non ci crederai. Te lo dirò se sei pronta ad ascoltarlo. Cosa c'è?» «Beh, stava esaminando i documenti e ha trovato un certificato che diceva che, dopo tutto, avevi diritto a dei soldi. Gerard ha contattato Harry e ha scoperto una cosa incredibile. È venuto fuori che non aveva più soldi. Quell'idiota aveva intestato tutto alla sua amante. Come sarebbe a dire?» Ilona era sorpresa. «Pensavo fosse a nome di mia madre. Invece non era così. E come puoi immaginare, lei lo ha lasciato, ovviamente. Proprio come lui ha lasciato te. E si è portata via tutto.» Ilona, stupita e scioccata, non sapeva cosa dire, ma lo fece. «È così che funziona il karma? Gli sta bene. Neanche un po' di pietà. Ce l'ho fatta e gli auguro buona fortuna.» Ora era decisamente convinta che sarebbe andata bene. Questa, cari amici, è la fine della storia di Ilona. La vita di Ilona sta migliorando e quella di Harry non le interessa più. Ma cosa direste di voi stessi, cari amici? Riuscireste a smettere di odiare l'uomo che vi ha mentito così crudelmente e così a lungo? Scrivetelo nei commenti.